la lotta alle mafie non può avere singhiozzi, deve avere continuità. L'omertà da complicità è più difficile da rompere della stessa omertà da paura. Perché proprio nel silenzio, nella sottovalutazione, nel non comprendere che le mafie si radicano e si radicano anche nella bella provincia piemontese. Noi dobbiamo essere questa speranza, noi dobbiamo essere questo cambiamento. La lotta alla mafia, lo sappiamo bene, è gioia di vivere. Il nuovo tassello del complesso mosaico giudiziario, nato dalla maxi operazione contro la 'ndrangheta denominata Minotauro, chiusa a Torino nel maggio del 2011, è stato incasellato. Appello dell'Associazione Libera dopo l'inchiesta sulle infiltrazioni mafiose nell'Astigiano, fenomeno da non sottovalutare, negli interrogatori gli indagati non rispondono. Molti silenzi nell'Astigiano dopo la scoperta di una cosca di 'ndrangheta, prima di tutto tra i 26 indagati interrogati dal GIP. La villa di Assisi adesso confiscata è ancora alle porte del paese. Qui furono trovati milioni di euro in contanti nascosti in giardino, presidiata giorno e notte da quando ignoti hanno cercato di farla saltare in aria con bombole di gas. Intimidazione vera. Nicola Assisi, cioè l'ex proprietario di questa villa, risulta un narcotrafficante, un broker a servizio dell'andrangheta. Lui faceva, lo chiamavano il bombolaro, cioè lui vendeva bombole di gas. Soltanto per una combinazione di fattori non c'è stata una devastazione ancora peggiore di quella che sono riusciti a realizzare. La mafia si ripresenta con lo stesso volto di ferocia, di protervia. Questo fortino, poco visibile dall'esterno e che aveva le telecamere per guardare all'esterno, sia un segnale di speranza. Adesso questo luogo è un luogo nostro, di tutti. Da beni esclusivi in mani mafiosi deve ritornare alla collettività, all'uso della collettività. Crediamo che sia importante essere qui, lo faremo con il nostro impegno e lo faremo perché questo oggi è un luogo dello Stato e quindi di tutti noi. Sembra ieri, sembra l'altro giorno, invece sono passati 11 anni da quando siamo entrati e questa è la 10ª edizione del Festival Armonia. Entrando stasera proprio un'atmosfera di armonia, veramente, di serenità, di piacevolezza, insomma. E questo fa veramente piacere, perché anno dopo anno questo posto si è veramente trasformato. Slogan di Armonia: l'arte libera il bene. C'è bisogno di un'etica e di un'estetica che si saldino. Porta il nome di una vittima della mafia, Graziella Campagna, uccisa a soli 17 anni, la cascina di frazione Santa Maria di Moncalvo che nel 1990 fu confiscata a Francesco Pace, arrestato per mafia. Qui sorgerà una comunità di recupero per donne che hanno problemi di dipendenza e un alloggio di secondo livello per donne con bambini o sole che hanno subito violenze. La Regione Piemonte ha bandito un concorso per progettare la ristrutturazione del castello di Miasino, complesso che sorge fra i comuni di Ameno e Miasino, in provincia di Novara, confiscato alla criminalità organizzata e acquisito dalla Regione nel dicembre 2015. Questa è la Casa della Legalità, è un bene confiscato alla mafia che il Comune di Chivasso ha dato in gestione alla Prefettura lo scorso anno e noi come cooperativa Mary Poppins gestiamo l'accoglienza dei 12 ragazzi richiedenti asilo.
apri davvero come persona e scopri nuovi lati non solo delle persone che ti circondano, ma anche di te stesso. Living a time of streets, saying we got black sheep, they don't fit in. I'm like, ha, terrorists, so when I cut limbs, don't zoom into my true lens. These loose ends are too grim to discomprehend. I'm like, ha, oh lord, it's getting worse. Cops out in that gang turf. Rich folks don't share first. Got playing parents don't need birth. Got prayers out and don't see church. Hands up and they shoot first. Another young life in that black. Saverio Antiochia è una figura davvero centrale per quanto riguarda la storia dell'Antimafia. Per me il 23 maggio è un conto in sospeso. È il giorno in cui mio padre mi ha spiegato che c'era la mafia e che cos'era. Non ho cercato di rimanere fedele, io credo di essere stato molte volte infedele alle mie idee, per fortuna, insomma, e di essere rimasto sempre coerente con me stesso. Veniva assassinato perché inavvicinabile e indisponibile nei loro confronti, perché peggio di caccia, secondo quanto detto dai mafiosi, non c'è nessuno. A qualcuno ha dato fastidio e quindi questo ha portato che qualcuno nel 91 abbia deciso che doveva essere eliminato. Impegnano tutti noi a comprendere fino in fondo la ragnatela che si distese fin dalle prime ore dopo l'attentato in Via D'Amelio, finendo per concretizzare un depistaggio di Stato mai visto in precedenza nella storia di un paese che pure ne ha viste davvero tante. Un depistaggio che, oggi, rischia di diventare altro, di trasformarsi in segreto basato su una vera e propria omertà di Stato, se non si avrà il coraggio di leggere le carte del Borsellino Quater e soprattutto di rispondere alle domande dei figli di Paolo Borsellino. Lui era una persona normale che faceva bene il suo mestiere di padre, di marito, di amministratore pubblico. Meraviglioso, è commovente, straordinaria questa partecipazione di scuole, questo lavoro di mesi di studenti, associazioni, istituzioni, ognuno per la sua parte, la città oggi è invasa. È la terra in cui è nato e lavorava Amedeo Damiano, il suo impegno contro la corruzione lo ha portato ad essere vittima di un attentato nel 1987, noi oggi vogliamo ricordarlo. Mi emoziona, mi trasmette un'energia positiva alla presenza di questi giovani. Credo sia importante che siano qui a testimoniare il ricordo delle vittime di tutte le mafie, ma anche tradotto, declinato in termini locali, anche una figura come quella di papà, che per la sanità pubblica si è speso e ha dato la propria vita. 21 marzo 2018, vogliamo ricordarli tutti, le vittime innocenti delle mafie e delle stragi, quelli di cui conosciamo le storie, quelli di cui sappiamo solo il nome e i tanti dei quali non abbiamo ancora conoscenza. Allora e a tutte le vittime innocenti delle quali non abbiamo ancora notizie, fa la nostra memoria e il nostro impegno. La legalità non diventi un idolo, diventi non una parola astratta, ma una parola di vita.
spara meno e corrompe di più non è meno pericolosa della mafia che usa la violenza e l'intimidazione. Ha ragione Falcone, è un problema di legalità da rimettere nel binario giusto, ma anche un problema di civiltà. Il percorso che si inserisce all'interno di una grande campagna di Libera, una campagna di livello nazionale che abbiamo lanciato lo scorso anno a novembre. Una campagna che abbiamo voluto chiamare Libera Idee, una campagna che ha l'obiettivo di approfondire, capire, comprendere e far emergere quale sia oggi la percezione nel nostro paese del fenomeno delle mafie e della corruzione. Corruzione, mafie, evasione sono i parassiti, sono i veri parassiti di un sistema che distrugge la dignità, lo sviluppo, la sana impresa e la speranza di tanta gente. Sul processo Andreotti. Un punto di partenza, uno spunto per riflettere su un fenomeno che attraversa l'intera storia d'Italia e che noi chiamiamo il negazionismo o riduzionismo del problema dei rapporti tra mafia, politica, imprenditoria e massoneria. La vita di Saveria è legata alla vita di Roberto. Da quando muore Roberto, lei si trasforma. L'idea di dover far conoscere suo figlio, di dover far conoscere i valori di questo ragazzo meraviglioso. Roberto e Saveria Antiochia ci ricordano come la mafia sia feroce, spietata, come faccia fuori tutti coloro che in un modo o nell'altro intralciano il suo cammino. Che lo sport possa essere uno dei linguaggi anche per fare memoria. Muni è un progetto che è rivolto ai ragazzi che hanno commesso reati, danno la possibilità di realizzare dei percorsi di riparazione al di fuori del carcere. Si conclude un lavoro fatto nelle scuole dei licei, impostato sulla legalità, che è stato finanziato con una parte del risarcimento per danno d'immagine che ci ha versato Nevio Cora. Questo percorso è stato un modo per reagire a quello che è successo nel passato leinicese, rielaborarlo e tirare fuori delle parole, dei valori, delle immagini diverse.